Vi ricordate la scelta del fotogramma giusto che ha annullato gol regolari a Ken e Vlahovic? Ci sono clamorose novità per quanto riguarda questa notizia. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. Arsène Wenger, il leggendario ex tecnico dell'Arsenal, ora al timone dello sviluppo internazionale del calcio per la FIFA, ha lanciato un'idea rivoluzionaria che sta facendo discutere l'intero pianeta calcistico. Scopriamo come questa proposta potrebbe trasformare ogni partita. In una svolta che potrebbe ridefinire il futuro del calcio, Arsène Wenger ha proposto una revisione della regola del fuorigioco che sta riscuotendo l'appoggio di figure di spicco come il presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'International Football Association Board, IFAB, sta già sperimentando questa nuova interpretazione che considera un giocatore in posizione irregolare solo se completamente davanti all'ultimo difensore, potenzialmente eliminando gli offside millimetrici che hanno spesso generato polemiche. Questa proposta, attualmente testata in tornei giovanili, punta a semplificare l'applicazione della regola e promuovere un gioco più offensivo. Il dibattito si è intensificato con l'adozione di tecnologie come il VAR, che, aumentando la precisione ma anche le controversie sugli offside marginali, ha sollevato questioni sull'impatto della regola attuale, sul fatto che possa essere utilizzata a proprio piacimento. Credi che la proposta di Wenger porterà a eliminare gli scandali arbitrali come la scelta del fotogramma giusto? Facci sapere cosa ne pensi sotto nei commenti, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Mentre il mondo del calcio osserva con attenzione i risultati di queste sperimentazioni, la possibilità di un gioco più fluido e meno interrotto si profila all'orizzonte. Wenger e Infantino potrebbero essere all'avanguardia di una nuova era calcistica, dove la creatività e l'attacco sono incoraggiati, promettendo partite più emozionanti per giocatori e tifosi.